Sofonisba Anguissola è la prima donna italiana a conquistare una fama internazionale come artista. Nasce a Cremona nel 1532, in una città dominata a quel tempo dalla presenza spagnola. E vi erano infatti in Italia ancora dalla fine del 400 fino alla metà del 500 le cosiddette guerre d'Italia, che vedevano avvicendarsi negli scontri francesi e spagnoli per espandere il loro dominio. E va anche detto che era un momento particolare per la Chiesa cattolico-cristiana, perché Martin Lutero aveva creato un vero e proprio terremoto all'interno degli equilibri e aveva soprattutto avviato l'inizio del protestantesimo. Inoltre, due dei grandi artisti del Rinascimento non c'erano più. Leonardo scompare nel 1519 e Raffaello l'anno successivo. L'unico ancora in vita era Michelangelo. Sofonisba nasce all'interno di una famiglia nobile, gli Anguissola, e sia il padre Amilcare che la madre Bianca, anche loro avevano origini nobiliari. Era la prima di sette figli e anche le sue quattro sorelle diventarono pittrici, ma certamente Sofonisba aveva un qualcosa in più e il padre lo percepì, tanto che all'età di 10 anni la mandò a bottega da Bernardino Campi, un pittore piemontese, che la influenzò notevolmente, tanto da renderla celeberrima nella ritrattistica. Partecipò come figura di spicco all'interno delle più importanti corti italiane, anche per la sua competenza letteraria e musicale, ed ebbe una fitta corrispondenza con i più importanti artisti del momento. Venne addirittura citata nelle vite di Giorgio Vasari grazie ad un commento che Michelangelo fece riguardo alla sua arte, ma anche qui fu di nuovo il papà che, riconoscendo nella figlia un enorme talento, mandò i disegni proprio a Michelangelo. In particolare ve ne fu uno che rappresenta un fanciullo morso da un gambero, che l'artista fiorentino particolarmente apprezzò. Ma chi lo apprezzò ancora di più fu Caravaggio, e infatti ritrasse la stessa espressione nel suo Ragazzo morso dal ramarro, ma qui siamo alla fine del Cinquecento. Nel 1559 Sofonisba, non ancora sposata e da sola, accetta l'invito di Filippo II di Spagna come dama di corte della regina Isabella di Valois, e per 10 anni fu la sua dama e anche la sua insegnante d'arte. Alla morte della regina, la pittrice aveva quasi 39 anni e, su consiglio del re, dovette sposarsi, e si sposò con un cadetto siciliano di origine spagnola, Fabrizio Moncada. Ma questi purtroppo mancò dopo poco e così la pittrice decise di far ritorno in patria. Sulla nave, però, incontra un capitano di una galea della Repubblica di Genova, Orazio Lomellini. I due si innamorano perdutamente e si sposeranno di lì a poco, andando a vivere in Liguria per un periodo. Nel 1615 i coniugi si spostano a vivere a Palermo, dove Sofonisba continua a dipingere nonostante la vista sia sempre più debole, che non le impedì però di raggiungere una notevole fama, tanto che Anton van Dyck, il noto pittore fiammingo che le era succeduto alla corte di Filippo II di Spagna, decise di andarla a incontrare e nel 1624 infatti la ritrae. Sofonisba morirà l'anno dopo, ultra novantenne e completamente cieca. Vi aspetto sabato prossimo.